ringrazio di essere così numerosi alla presentazione di questa prima, merita tutta la vostra attenzione, vi assicuro, cercheranno di non deludervi, semmai di quella parte me ne occupo io, nella presentazione di questa Bohème che inaugura la stagione 2016-17. La nostra sindaca e il presidente Chiara Pendino poco fa ci ha chiamato l'assessora Leone dicendo che cerca di raggiungerci, ma abbiamo il piacere comunque di avere qui con noi Francesca Leone, che saluto veramente con piacere. Francesca Leone, abbiamo lavorato assieme su altre cose tanti anni, sono felice che occupi un'importante poltrona come quella di assessore alla cultura in una città come la nostra, che sulla cultura ne ha fatto una bandiera della vita della città. È un incarico sicuramente difficile, prestigioso, è una grande sfida che Francesca ha accettato, come ha accettato altre sfide in passato, e darei a lei la parola per iniziare questo nostro incontro. Se la sindaca Chiara Pendino riuscirà a raggiungerci, daremo a lei poi il compito di chiudere il nostro incontro. Assessora Leone, prego. Sono molto felice di trovarmi qui con tutti voi, perché la stagione d'opera e del balletto del Teatro Regio sono l'avvenimento più importante della nostra città, non solo per i riconoscimenti internazionali avuti in questi anni con tutte le tournée all'estero, Edimburgo, Lugano, la Cina, come ricordavamo a Mantova qualche giorno fa, ma anche per i legami forti che la stagione del Regio ha con la storia della città. Un primo esempio concreto è la Bohème. Si festeggiano i 120 anni dalla prima rappresentazione assoluta che è avvenuta qui a Torino, lo stesso per Manon Lescaut, e anche per il fatto che si rappresenta Puccini, che era molto legato appunto alla storia di Torino, e la presenza in cartellone di Vivaldi. Come sapete, Torino conserva la Biblioteca Nazionale, la più grande collezione di autografi al mondo di Vivaldi, è un patrimonio a disposizione della città e della collettività, e ci fa molto piacere che Vivaldi sia in cartellone quest'anno, e anche che per l'allestimento e la produzione il Teatro Regio si sia avvalso della collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Torino. In più, un altro elemento importantissimo è che la metà, mi sembra, adesso poi magari ci darete dettagli più precisi, però la metà sono nuove produzioni, e questo è un elemento fondamentale per la nostra capacità di sviluppare la musica, l'opera nel nostro territorio e in Italia, con importanti collaborazioni internazionali. Io, in attesa che arrivi la sindaca, intanto porto i suoi saluti, sono giornate un po' convulse, ringrazio tutti, ringrazio il sovrintendente, il direttore artistico Gaston Fournier, il direttore musicale Gianandrea Noseda per l'impegno, per il valore della loro opera, e auguro a tutti una buona stagione. Ringrazio per queste parole l'assessora Francesca Leone. Bohème, come dire, è una delle nostre opere. Non me ne voglia Manon Lescaut, ma io, anche se è un'opera musicalmente, lo diranno poi i musicisti, di qualità straordinaria, forse anche superiore, credo che molti di noi amano Bohème come poche altre opere, ma non è una grande scoperta, perché con Traviata e Carmen, Bohème è l'opera più eseguita al mondo. Quindi voglio dire, aver preso i passi il primo febbraio del 1896 in questo teatro, sotto la bacchetta di Arturo Toscanini, fu di buon auspicio, anche se lo ricordava anche l'altro giorno il maestro Fournier, poi ce lo ricorderà, e la critica non la trattò bene, ebbe invece un buon successo di pubblico, e qualche volta il mondo
mondo reale ha più, come dire, visione che il mondo legale, se così si può dire, non me ne vogliono i critici, però evidentemente fu di buon auspicio. Quindi 120 anni, e in 120 anni pensate che sono 220 volte che il Teatro Regio mette in scena Bohème, non solo a Torino, ma a Torino e nel mondo, perché con Gian Andrea Bohème l'abbiamo portata nei posti più importanti al mondo e la porteremo ancora, perché questa Bohème che noi vedremo qui dal 12 ottobre, cioè fra pochi giorni, è una Bohème che già andrà ad esempio in un festival tra i più importanti al mondo, il Festival di Edimburgo. Quindi è una Bohème che nasce anche questa a Torino, questo allestimento, come ricordiamo gli allestimenti del passato, quello del 96, quello di Guglielminetti ancora più anziano, ma sono allestimenti che hanno avuto una grande vita nel teatro e in tante situazioni diverse da questo teatro. È proprio la nostra bandiera e sono sicuro che questa nuova Bohème, ci racconteranno poi dopo come nella sua novità è una Bohème quanto mai uguale a quella precedente, perché quando si è presa al sipario dopo quelle due incredibili battute, il pubblico di oggi troverà esattamente quello che trovò il pubblico del 1896, il mondo che aveva davanti a loro quel giorno, e quindi avrà di nuovo la stessa cosa oggi. Quindi non potremo vivere l'emozione sicuramente di quella musica, perché la conosciamo bene, però potremmo rivivere come quel pubblico le emozioni della messa in scena, perché si parlerà esattamente di cose che noi viviamo tutti i giorni e che loro vivono tutti i giorni, ma di questo ne parleranno molto bene chi verrà dopo di me. Però io ringrazio il maestro Fournier, che ha pensato a Oye, perché dobbiamo dirlo, il maestro Gaston Fournier, e per questa Bohème, e come il maestro Ye ce l'ha presentata, sono veramente felice. Più la vedo in prova e più sono veramente affascinato e convinto. Sono sicuro che sarà una buona sorpresa, una grande e felice sorpresa per tutti. Credo che coloro che ogni tanto dicono ma Puccini si girerà nella sua tomba, credo che possiamo stare tranquilli, Puccini dormirà benissimo nella sua tomba, non si rigirerà, perché sono sicuro che di fronte a questa Bohème ritroverà esattamente quello che lui voleva dire nel 1896. Io mi fermo qui perché ho il piacere di ricordare che su questa Bohème c'è stato una partecipazione di tanti soggetti importanti, oltre ovviamente abbiamo noi i soci fondatori, lo Stato, la Regione, il Comune, le fondazioni bancarie, gli altri soci fondatori che ricordo e ringrazio, li ricordo senza citarli tutti perché se ne dimentica qualcuno, ma su quest'opera devo citare tre soggetti veramente importanti. Il primo è Intesa San Paolo. Intesa San Paolo è innanzitutto un nostro socio fondatore, che vuol dire che ha scelto il Teatro Regio non solo per l'opera inaugurale del quinto anno che Intesa San Paolo ci accompagna nell'opera inaugurale, quindi voglio dire, questo ha per noi un significato importante, il fatto che è un rapporto che si rinnova, ma è un socio fondatore, quindi non solo ci accompagna all'inaugurazione della stagione, ma è un pezzo della vita del teatro, e questo veramente mi fa molto piacere. Intesa San Paolo è però lo sponsor principale della serata inaugurale. E avrebbe dovuto essere con noi il dottor Vittorio Meloni, ma purtroppo è bloccato a Milano, ma abbiamo, la tecnologia oramai ci consente tante cose, un suo intervento video che pregherei i miei collaboratori di mandare in onda. Signor Gatti, per cortesia, grazie. Buongiorno a tutti. Mi spiace molto non poter essere con voi oggi in questa giornata così importante che presenta la nuova stagione del Regio, ma impegni all'estero impediscono a me e ad altri colleghi come il Presidente Cospietto di partecipare a questo vostro appuntamento.
però ci tenevo a essere presente almeno in questa forma e a rimarcare questa collaborazione che dura da 5 anni con una delle più importanti istituzioni culturali della città e del paese, il Teatro Regio, una collaborazione che ha consentito, immagino, al teatro di sviluppare nuove attività e a noi come banca di accrescere una presenza viva, attiva, nelle attività culturali più importanti di Torino. Questo tipo di collaborazione continuerà e intendiamo fare del Regio parte della nostra offerta culturale che condividiamo con le risorse della banca nella città e non solo, e quindi siamo lieti di poter confermare anche per il prossimo anno questo tipo di sostegno. Intesa San Paolo non è solo a fianco della cultura, ma chiaramente la cultura ha fatto di Torino in questi anni una nuova strada, un nuovo percorso di crescita. Noi siamo pienamente coinvolti in questo programma per la parte che possiamo fare, lo facciamo sostenendo queste iniziative ma anche mettendo a disposizione le risorse che abbiamo in questo territorio. Per esempio il grattacielo è diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento della città, non solo per le sue dimensioni, per la sua visibilità, ma anche per la qualità degli eventi che lì possono trovare spazio, in particolare quelli che magari vengono concepiti proprio dalla stessa città. Mi scuso ancora per la mia assenza, per questo breve messaggio, vi auguro nuovamente buon lavoro e vi saluto con un abbraccio. Ecco, grazie, perché non averlo sentito prima ho preso che sì, c'è già un impegno per il 2017, quindi è una buona notizia che io prendo in diretta come l'avete presa voi. Il secondo soggetto che per la prima volta è con la serata inaugurale, ma abbiamo già iniziato un rapporto a Hong Kong, e Alcantara. Alcantara è un'azienda che tutti quanti voi conoscete, che io ho scoperto però in tante sue declinazioni, che sorprendendomi, io pensavo Alcantara solamente a quello che mi faceva il cruscotto dell'auto, invece la mia ignoranza anche in questo si è manifestata appieno. Alcantara è tante cose, credo che ci sia una scheda all'interno che racconta un po' cos'è Alcantara. Purtroppo l'amministratore delegato, dottor Andrea Boragno, non può essere con noi perché ha avuto un piccolo incidente, nulla di grave, ma che gli impedisce di essere con noi. Io ringrazio Alcantara perché la sua presenza è una presenza di quelle fortemente innovative, perché è una grande azienda che ha messo a disposizione del teatro. Abbiamo lavorato con Alcantara, Alcantara ha lavorato con i nostri laboratori di scenografia e anche di sartoria, perché l'ecletticità del materiale Alcantara ci ha consentito di arricchire quello che è l'allestimento in tante parti, i costumi, e soprattutto vedrete una cosa io reputo veramente bellissima, è stata una grande sorpresa, il sipario che apre l'opera e comparirà più volte, ovviamente opportunamente, durante il corso dell'opera. Quindi io ringrazio Alcantara, abbiamo cominciato a Hong Kong con Simon Boccanegra, anche in quel caso ci furono materiale Alcantara che arricchiva il nostro allestimento, quindi reputo veramente importante e fortemente innovativo questo rapporto fra un teatro d'opera che sviluppa la grande tradizione, anche perché questi allestimenti appartengono veramente alla grande tradizione della artigianalità del teatro, con un'azienda che invece è un materiale fortemente innovativo. Come questo si riesce a sposare, veramente credo che sia un matrimonio felice, dal nostro punto di vista sicuramente lo è. Ringrazio il dottor Boragno e tutti i collaboratori di Alcantara che abbiamo avuto il piacere di avere qui in questi anni, in questi mesi, gli ultimi mesi, e mi auguro che sia un rapporto che possa continuare anche negli anni a venire. Infine, last but not least, una cosa veramente importante, credo, anzi sicuramente unica in Italia, voi sapete che sono rinati gli Amici del Regio, ecco, permettetemi di fare un ricordo perché non l'abbiamo ancora fatto, durante la fine di agosto è mancato il cavaliere, il grande ufficiale Vittorio Bertone. Vittorio Bertone è stato l'ultimo presidente storico degli Amici del Regio, è stato presidente onorario dei Nuovi Amici del Regio ed è stata una persona straordinaria nel mondo della musica in Italia, non solo di questo teatro di cui ha fatto parte per anni del Consiglio di Amministrazione, è stato l'ultimo grande imprenditore di opere liriche, ha portato l'opera in tutte le città, ha fatto crescere generazioni di cantanti, quello che ora non si fa più.
manca proprio tutta questa vita in cui i cantanti si formavano, crescevano, e quanti sono i cantanti ancora oggi in carriera che devono ringraziare Vittorio Bertone per la sua lungimiranza e per la passione con la quale ha fatto questo lavoro. È mancato Agosto, manca a tutti quanti noi, e mi sembra giusto, mi sembra questo il momento giusto per ricordare Vittorio Bertone. Non sarà mai sufficiente i ringraziamenti nostri per quello che lui ha fatto per la musica, ma anche su consiglio di Vittorio Bertone stesso, che visto la sua età vedeva, come dire, una fine di quell'associazione, l'ingegner Paolo Cantarella ha accettato la sfida di prendere in mano gli Amici del Regio, impostandoli, improntandoli anche su un rapporto diverso fra l'associazione e il teatro stesso. Questa collaborazione la racconterà Eligene Cantarella, anzi lo invito gentilmente a venire qui con noi, è l'unico presente, venga con noi professor ingegnere, a fianco dell'assessora Leon. È la prima volta che in Italia un'associazione Amici del Teatro, anziché contribuire in modo, danno un allestimento al teatro, e l'allestimento non casualmente bohème, quindi per noi ha un significato veramente particolare per le ragioni che dicevo prima. Quindi chiederei all'ingegnere Cantarella di raccontarci perché, o raccontarci qualcosa comunque. Grazie ingegnere. Grazie Walter. Gli Amici del Regio, come ha detto il sovrintendente, sono rinati, sono un'associazione di persone che, come dice il nome, amano questo teatro. La campagna del 2016-2017 è ancora finita, però siamo una settantina di persone che sono molto vicine al teatro. Noi abitualmente tutti gli anni diamo un contributo per le attività del Teatro Regio nei confronti dei giovani, però nel 2014 ci è venuto in mente che stavano per arrivare i 120 anni della prima della Bohème a Torino, e che l'allestimento della Bohème che il Teatro Regio aveva, anzi il Teatro Regio ha due allestimenti, era bello, ma diciamo così, qualche volta già visto anche, in questi 220 volte di cui parlava Walter Vergnano. E allora abbiamo proposto di finanziare noi un nuovo allestimento. Anche perché secondo noi è importante in questo rapporto che abbiamo col Teatro Regio non coprire dei costi, ma fare degli investimenti che durino nel tempo. Questo allestimento della Bohème, non sappiamo se durerà i 20 anni che è durato l'altro, però sicuramente un po' di anni, comincerà a girare il mondo, fa parte del patrimonio di questo teatro. E questo per noi è importante, cioè fare una cosa che rimanga nel tempo. Ovviamente, data l'importanza di questo investimento, questo ha richiesto per noi di concentrare su questa iniziativa praticamente 3 anni circa delle nostre risorse economiche, però crediamo che ne valga la pena. Quando abbiamo avuto questa idea, ne abbiamo parlato al teatro, Gaston Fournier si è preso l'incarico giustamente di individuare un regista, e poiché comunque non saremmo riusciti a fare la cosa esattamente in coincidenza con la data del 1 febbraio, anche avendo così invece la possibilità di averla diretta da Maestro Nuno Seda, è diventata la scelta dell'apertura della stagione 2016-2017, quindi cioè qualche mese dopo, però manteniamo l'anno e noi siamo felici perché dà ancora più importanza. La scelta è caduta su Alex Ollier, il quale ha fatto una cosa, come diceva prima Walter, che vedrete molto, molto contemporanea. A noi Amici del Regio, che abbiamo visto qualche preview, piaciuta molto, molto contemporanea, ma è la Bohème, non è contemporanea ma un'altra cosa, è la Bohème come l'hanno fatta allora, come magari quando la faranno fra 50 anni la faranno un po' diversa, però faranno questo. Quindi noi siamo contenti, come diceva Walter Vergnano, pare che sia la prima volta che un'associazione di amici di un teatro finanzia un nuovo allestimento. D'altro canto, noi in questa città siamo abbastanza abituati a fare per la prima volta le cose, e noi siamo felici di essere vicini a questo teatro che abbina una eccellenza artistica che è indubitabile a una attenta gestione economico-finanziaria. Questo per noi
amici è altrettanto importante. Quindi speriamo che piaccia a tutti e noi continueremo a fare, a stare vicini al teatro, perché essere amici vuol dire esattamente questo. Grazie. Ringrazio l'ingegner Cantarella, ovviamente una parte per il tutto, quindi tutti gli amici del Regio, e io mi auguro che iniziative come queste, che avranno, immagino, anche una loro risonanza pubblica, servano anche a fare proselitismo nei confronti di altri amici. Il Regio ha molti amici, moltissimi abbonati, siamo il teatro, credo che abbia più abbonati in Italia, ma si può trasformare, non è obbligatorio, ma si può fare un rapporto da, come dire, da abbonato cliente, a cui vogliamo tanto bene, a persone che entrano nella vita del teatro e ne discutono anche alcuni aspetti della vita. È un modo diverso di rapportarsi col teatro, una cosa che in altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, è molto diffusa, da noi non ha ancora preso sufficientemente piede, e mi auguro che anche in questo il nostro teatro possa essere, come dire, una apripista per questo, diciamo, nobile rapporto fra una persona e un'istituzione culturale della sua città. In questo caso io ovviamente faccio il tifo per il Regio. Prima di passare la parola al maestro Noseda, vorrei ancora ricordare una cosa di questa... Prima io presento io loro due. Ah, però prima di passare la parola alla parte artistica, quindi noi burocrati ci mettiamo da parte, volevo ricordare una cosa importante. Questa Bohème avrà tutte le recite in abbonamento, eccetera, ma avrà anche, come ogni anno il teatro fa, due recite fatte per le scuole in una versione pocket ridotta, e per questo ringrazio ovviamente tutta la mia direzione artistica, i cantanti eccetera eccetera, ma in particolare Vittorio Sabadin, che anche quest'anno si è preso il compito di fare questa riduzione, come ha già fatto per parecchie opere con successi incredibili. Beh, devo dire che l'ultima che abbiamo fatto, la Butterfly, fatta in Piazza San Carlo questo agosto, fu una cosa meravigliosa che più di 20.000 persone hanno avuto modo di apprezzare, e quindi anche alle sue mani, alla sua penna ci sarà la Bohème per le scuole. Questa per le scuole è un'attività straordinaria, è l'unica, guardate, l'unica attività che il teatro in questi anni, che ha dovuto fare molte economie per ragioni che non stiamo qui a ricordare, è l'unico capitolo di spesa sul quale investiamo di più che in passato, perché riteniamo fondamentale per un teatro d'opera, per un'istituzione culturale, lavorare in questo settore. E ringrazio, questo è stato possibile grazie al contributo di molti soggetti che, oltre agli amici del Regio, finanziano espressamente l'attività rivolta alle scuole. Sono più di 50.000 le ragazze e i ragazzi che ogni anno seguono le nostre attività, e un mio ringraziamento particolare, ho ringraziato quasi nessuno del teatro, lo farò ovviamente alla fine, tutti i dipendenti, va a tutte le ragazze e i ragazzi che si occupano di questa nobilissima attività a favore dell'educazione, in supplenza anche di una grave mancanza che è quella dell'educazione musicale in un normale corso di formazione di un individuo. Adesso io veramente ho finito, magari alla fine riprendo la parola, ma passiamo a Bohème e mi taccio. Maestro Fournier, a lei. A te. Sì. Buongiorno. Allora, è stato detto che stiamo per presentare una Bohème contemporanea, e così provo a spiegare perché e come, prima di passare la parola agli artisti, il direttore musicale, il direttore dell'opera e al regista. Allora, curiosamente il nostro modello è Giuseppe Verdi. A metà dell'Ottocento Verdi scrive, forse con grandissimo coraggio, la prima opera veramente contemporanea, e parlo della Traviata. Lui è a Parigi, vede la Dame aux Camélias in versione teatrale, e un spettacolo nuovo a Parigi, parla del suo tempo, lui è con la Strepponi, sta vivendo una situazione socialmente molto delicata, vive con una donna, convive, non è sposato, è criticato, c'è il pettegolezzo a Parma, e lui con grande coraggio vuole
quale sceglie un tema totalmente del suo tempo e scrive questa Traviata per rappresentare i suoi contemporanei davanti a un specchio, ossia il pubblico vede se stesso sul palcoscenico. Progetto che il povero Verdi non è riuscito a realizzare perché la censura e la direzione artistica dei teatri dell'epoca gli ha impedito di vestire i personaggi della Traviata come i suoi contemporanei, e lui muore senza aver visto la Traviata in vesti del suo tempo. Per fortuna i tempi sono cambiati e quindi per la Bohème abbiamo provato a osare di più, perché anche la Bohème come progetto è contemporaneo. Sappiamo che Puccini si è ispirato a un testo di Henri Murger contemporaneo, scritto all'epoca della Dame aux Camélias, metà 800. Sappiamo che il libretto dice Parigi 1830, quindi molto lontano a Puccini, però sappiamo anche che è un'opera in gran parte autobiografica. Se voi studiate la corrispondenza di Puccini, ci sono lettere disperate di Puccini chiedendo aiuto finanziario a un suo zio di Lucca perché non ha i soldi per pagare la legna e sta morendo di freddo mentre studia musica a Milano, come un emigrato, un toscano che va a Milano a studiare e non ha i soldi per mangiare bene e per riscaldarsi. E quindi diciamo, questa è una cosa molto molto importante che abbiamo tenuto in conto. E siamo molto interessati anche a sottolineare, questo lo spiegherà ovviamente meglio il direttore musicale Gian Andrea Noseda, la contemporaneità della partitura. E se voi ascoltate con grande attenzione per esempio l'inizio del secondo atto, siamo nel 1896 e l'inizio della scena del Café Momus suona, e questo spero che Gian Andrea non mi corregga, sembra il Petrushka di Stravinsky. Petrushka di Stravinsky che sconvolgerà 15 anni dopo di Puccini la Parigi dei primi anni del Novecento. E quindi diciamo è un'opera molto molto moderna e in questo senso abbiamo pensato con Gian Andrea, con il sovrintendente, a un allestimento che dicesse qualcosa oggi, e abbiamo scelto Alex Oye e La Fuga del Sbaus. Ho lavorato già altre volte con Alex Oye quando lavoravo alla Scala. Ho fatto una esperienza meravigliosa con Alex Oye, Quartet di Luca Francesconi, che ha vinto il premio Abbiati grazie al suo allestimento, e ho trovato la sua visionarietà di come lui ha messo in scena quel testo è meraviglioso, e quindi sono riuscito a convincerlo a rinunciare alle sue vacanze perché lui ha un'agenda piena per i prossimi 5 anni, e venire a creare questa nuova Bohème a Torino, e che come vedrete è una Bohème ambientata oggi. O sea, che cosa sarebbe stato la visione di questo Puccini squattrinato, disperato a Milano con freddo e fame oggi? E quindi abbiamo pensato ambientare la Bohème nelle periferie di una grande metropoli, e questa è stata la chiave di lettura, come spiegherà Alex Oye. E vedrete sul palcoscenico, come è stato già detto, la Bohème di Puccini, la drammaturgia intatta, però vedrete anche quello che si vive oggi nelle città, nelle grandi metropoli del mondo. E ovviamente Puccini, come studente squattrinato a Milano, non abitava a via Monte Napoleone,
e aveva tutto un altro livello sociale, e quindi per questo noi abbiamo pensato ambientare la Bohème nelle periferie, in questa massificazione della popolazione delle grandi metropoli, nei banlieue, nei sobborghi, fuori dal centro, e dove si soffre la fame e il freddo, perché la Bohème è un'opera piena di comicità, metà del primo atto, tutto il secondo atto, metà del quarto atto, però è anche piena di dolore e di dramma, e questo viene fuori molto eloquentemente nel allestimento di Ollier. Dalla parte, dal punto di vista musicale, la lettura di il maestro Noseda è guidata da una visione molto contemporanea di togliere dall'interpretazione di questa partitura tante incrostazioni che si sono accumulate in questi 120 anni. E ricordo l'interesse alla contemporaneità del nostro teatro, del maestro, specificamente l'inaugurazione della stagione sinfonica, e ha un grande classico, Beethoven, quarto concerto per pianoforte e orchestra, però è incorniciato da due compositori italiani del Novecento, Alfredo Casella, del quale il maestro è uno dei massimi interpreti del nostro tempo, che presenterà in prima al Teatro Regio la seconda sinfonia di Casella, e poi una prima assoluta italiana di Fabio Vacchi, un lavoro scritto a inizio di questo secolo per il Festival di Salisburgo, commissionato dal maestro Muti, e che non è stato mai eseguito in Italia. Allora, quindi questo interesse per la contemporaneità ha segnato la nostra scelta della Bohème. Pensiamo che il miglior modo per rendere omaggio a un classico come Puccini non sia fare il museo, fare la filologia assoluta, bensì dimostrare come un grande artista può dire tantissime cose rilevanti al mondo di oggi. Grazie. Ah sì. Ah, scusa, hai ragione. Ci stavamo dividendo un microfono, ce ne abbiamo un altro qua. Ben ritrovati. È stato detto molto. In realtà, quando, avendo diretto diverse volte la Bohème, uno dice, vabbè, ma cosa si può dire di nuovo sulla Bohème? Niente, è già stato detto tutto. Quello che si può fare è cercare di ritornare il più possibile sul testo della Bohème, su quello che Puccini ha scritto sulla carta, perché il problema di Bohème è la sua popolarità. La popolarità di Bohème qualche volta non ci fa percepire la ricchezza e la profondità di scrittura di Puccini. Grazie Alex. E quindi io ho dovuto fare uno sforzo, di solito per studiare una partitura che non ho mai diretto, dipende dalla lunghezza dell'opera, però diciamo, e dipende se non ho altre cose in contemporanea, ma diciamo che grosso modo sono 15 giorni, 3 settimane. Siccome la Bohème l'ho diretta tanto, ho detto vabbè, in 2-3 giorni la ripiglio. Meno male che l'ho ripresa non gli ultimi 3 giorni, ma 3 giorni in mezzo al mese di settembre, e di fatto ci ho messo 18 giorni per un'opera che conosco e che ho diretto spesso. E non ho dovuto fare granché lo sforzo di dire dimenticarmi quello che avevo nella mia testa, sono semplicemente ritornato sul testo di Puccini. Ho visto un'opera che è un'opera estremamente raffinata, un'opera estremamente di cesello. Tante volte si sente appunto la Bohème, vi faccio un esempio, al Metropolitan di New York praticamente quando si fa Bohème non si fa mai, si fa un assieme, una prova generale e si va in spettacolo. Perché la Bohème? Perché l'orchestra la sa. Il maestro la sa, i cantanti la sanno, e allora si va sempre avanti così, no? Ah, ma tanto la sai, la so, allora vediamoci alla recita. Allora cosa succede? Che tutto questo dare per scontato, sapere quest'opera, in realtà non ha giocato a favore di quest'opera.
gli spettacoli più belli all'opera che ho sentito sono stati della Bohème, e quelli più brutti pure. Quindi vuol dire, ho visto una Bohème orribile al Metropolitan, dove non c'era una cosa giusta dal mio punto di vista. Ho visto delle Bohème dove speri che fino all'ultimo il cordiale che porta Marcello riesca a far guarire Mimì. E poi alla fine invece non ce la fa, perché poi è lì tutto il discorso di Bohème. Se poi uno va a vedere perché Bohème tocca ancora il cuore di tutti, è perché parla di cose semplici, non parla di cose filosofiche, parla dell'innamoramento dei giovani, delle loro speranze per la vita, del loro investimento, il cercare di fare quattro lavoretti per pagarsi gli studi. Cioè, quando ad un certo punto Rodolfo si ferma a casa e dice: ah, devo scrivere un articolo per il Castoro, non è che dice devo scrivere un articolo per Le Figaro, o devo scrivere un articolo per il Corriere della Sera, La Repubblica o La Stampa o Il Messaggero, non voglio far torto a nessuno, Il Mattino, adesso li cito tutti. No, per il Castoro. A me viene in mente quando ero a scuola da ragazzo, quelli che facevano i ciclostili, ve lo ricordate, poi li attaccavano, e probabilmente scrivevo un articolo per quello, per guadagnarsi 2 centesimi o qualcosa. E quindi parla talmente di cose da cui tutti siamo passati. Il primo tradimento, il vedere la tua ragazza che va con un altro, ma poi ritorna, poi fa la civetta, poi invece si ammala, non sai come aiutarla, la porti al pronto soccorso, dici: non c'ho neanche una lira, però dai, aiutatela. E, è incredibile come parli di cose anche spensierate, nello stesso tempo drammatiche, che hanno la leggerezza della gioventù e la drammaticità del vivere quotidiano. Dove la Bohème è straordinaria, dove ad un certo punto tutte queste speranze, questa giovanilità viene interrotta con la malattia di Mimì, la malattia che la porta alla morte. La morte non è concepita, non è compresa in questo progetto. Può succedere di tutto, ti puoi spaccare un braccio, ti possono abbandonare, puoi subire un tracollo, avvengono le peggiori cose, però cos'è che hai tu? La gioventù, la vita. E quando invece viene a mancare questo, e ti cade tutto il castello, ti cade tutto quello in cui hai creduto, tutto, tutto, tutto. Ed è per questo, quando prima diceva Gaston che ci sono anche dei momenti comici, certo, c'è il momento comico della spensieratezza, che nonostante non hai da mangiare, tutto ti funziona. Hai 3 lire, prendi 2 pizze, una ringa, e poi vai fuori a fare bisboccia perché è la vigilia di Natale. E là ci sono le bancarelle che ti cucinano le frittelle con quell'olio che non cambiano da 10 giorni, cioè sempre quell'olio lì. C'è una roba che al fegato si ribella nel momento in cui solo lo odori. Ed è pazzesco, perché Puccini riesce a farti sentire l'odore del fritto, quando dice al quartiere latin ci attende, si va chi spende, e poi a un certo punto là ci sono beltà, questo è Marcello, e quando dice salsicce le cornie, quando un olezzo di frittelle imbalsama le vecchie strade, e tu senti questo movimento, che senti proprio il fritto, che non lo percepisci, anzi sai che ti fa male, ma lo vai a comprare, e quando arrivi a casa ti si appiccica addosso ai vestiti, che tu lo togli e dici: Madonna, ma hanno fritto me. Puccini riesce a dire queste cose che abbiamo vissuto tutti. Le abbiamo vissute tutti. Hanno 2 lire, è chiaro che non vanno a mangiare da Gualtiero Marchesi o nei ristoranti, vanno a prendere quella roba lì. Ed è fantastico il Castoro. Ad un certo punto c'è il musicista Schonard vuole comprare uno strumento musicale e prende una tromba che dovrebbe essere una tromba in re, invece suona un mi bemolle, dice: falso questo re. Cioè, vanno nei negozi dei ferri vecchi. E Puccini riesce, con una orchestrazione assolutamente puntuale, precisa, fatta di filigrana, a dirci queste cose. Ci fa capire la leggerezza di Mimì, che però ha un animo, ha un cuore. È lei che porta Mimì da Rodolfo, quando Mimì sulle scale non riesce più a fare le scale, ed è lei che va a comprare il manicotto perché finalmente le mani, ma anche oggi ha senso, nel 1896 forse il manicotto aveva un senso, se il manicotto non è il manicotto e gli metti un plaid addosso perché quando stai per morire non ti funziona, il sangue non circola più e hai freddo,
Già quello è un atto di pietà, comunque, un atto di compassione, no? Oppure, non voglio anticipare niente, ma lo voglio dire, perché la mia prima domanda a Alex, ho detto, senti un attimo, ma nel 2016 uno che bussa alla porta dell'altro perché gli si è spenta la candela, ma dai, come lo giustifichiamo? Lui mi ha detto, guarda, e come lo giustifichi? Lo giustifichi che anche oggi, se tu sei lì a casa, a un certo punto c'è un blackout che ti mette al buio mezza città, non ti funziona più niente se non hai elettricità, cosa vai a cercare? La candela o la torcia elettrica. Infatti in questa cosa c'è sia la candela, perché Mimì la torcia elettrica non ce l'ha, mentre i quattro smandrappati hanno la torcia elettrica e quindi in qualche modo si fanno luce. E nel momento in cui Cheggeli da Manina, Rodolfo trova la chiave ma non gliela fa vedere, tocca la mano di Mimì, la luce ritorna. Sono tutte queste cose che non sono, come dire, pretesti o aggiustamenti al testo, funziona tutto perché è la vita normale, è la vita naturale. Quello che diceva ed è l'ultima cosa e mi fermo lì, perché sono rimasto colpito ancora da Bohème mettendoci il naso dentro e ristudiandola. Primo perché ho visto dettagli che non avevo mai notato prima e sono uno abbastanza scrupoloso quando studio, ma anch'io ero stato preso dal circolo, ma suona così, ha sbagliato qua Puccini a scrivere sto ritenuto. Cioè uno si mette anche nella condizione di dare dello stupido a Puccini, ma no, ma scusa, è sempre stata fatta così, senti come suona bene. E poi vedi che c'è una ragione comunque drammaturgica, che c'è una ragione legata a un testo, che c'è una ragione legata a un'emozione. E allora riguardando così la Bohème ho detto, ma questa non è un'opera che termina il romanticismo, come tante volte, le lacrime, è un'opera che invece già è il preludio del Novecento, già è in un'ottica più che tardoromantica, quasi decadente, ma che fa già vedere degli elementi quasi di espressionismo, quasi va direttamente alla Prima Guerra Mondiale a superare questo periodo storico. È assolutamente vero, l'inizio, ciam 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 ciam, le trombe che fanno questo, è Petrushka, la danza russa, è la stessa cosa, la stessa strumentazione. In Petrushka, oltre alle trombe, c'è anche la parte pianistica, qui no, ci sono queste trombe, nel 1896, 15 anni prima, quindi diciamo che c'è una modernità in Puccini che supera Manon Lescaut come modernità, non sto parlando di qualità musicale, ma addirittura è passi avanti rispetto a Tosca, che è stata scritta 4 anni dopo. C'è più modernità, più studio del particolare, più filigrana. Per questo dico che è difficilissima la Bohème, perché bisogna liberarsi dagli stereotipi, andare lì e dici, ma è una miniera. È una miniera di pietre o di zirconi, insomma non tutti sono rubini, però c'è questa voglia di dire le cose semplici. Quindi ecco, la mia lettura non è la mia lettura, adesso uno sembra quasi presuntuoso, tutte le P vanno presuntuoso, non è un'opera tardo-romantica, ma è un'opera premoderna. E in questo senso regge qualsiasi tipo di allestimento, soprattutto se è fatto non facendo dire alla musica quello che io o Alex vuole fare dire alla musica, ma far dire alla musica quello che lei vuole dire attraverso i nostri occhi e attraverso soprattutto i suoi occhi. Quindi anche per me e anche per l'orchestra è stata una riscoperta. Voi pensate che questa orchestra la appendete a testa in giù, dai piedi, gli mettete lo strumento in mano e sa suonare la Bohème. Ve lo posso garantire. E abbiamo fatto un lavoro di precisione riguardando le dinamiche e ad un certo punto io ho avuto 30 strumentisti, ma che lavoro meraviglioso, la stiamo ristudiando, la stiamo rimparando. Non mi prendo il merito di questo, ma vuol dire che c'era un interesse a riscoprirlo. Adesso posso passarla io a Alex perché abbiamo lavorato bene. Grazie. Sì. Allora, faccio io bene. Hola, sì, si ascolta bene? Buongiorno a tutti. Prima di tutto grazie al Teatro Reggio per questa invitazione. Grazie specialmente agli amici del Teatro Reggio per avere questo piccolo rischio
ma sicuro che non ho, sicuro che non riesco. Proverei di parlare con il mio italo-spagnolo, sì, sì. Se non si capisce qualcuna cosa, il maestro Gastone. Darò una mano io. Mi puoi tradurre. E grazie a Gian Andrea, perché questo giorno che abbiamo lavorato ho avuto molto, non so, molto rispetto per il nostro concetto, per la nostra forma di vedere questa bohème, e abbiamo lavorato molto bene insieme. Grazie a tutti. Bueno, volevo fare una piccola presentazione, perché io non sono solo, sono con il mio team, con il mio equipo. Io vengo da una compagnia di teatro, si chiama La Forestbaus, dove sempre abbiamo lavorato tutti insieme e abbiamo repartito, uno faceva un po' più la musica, l'altro faceva un po' più la direzione di scena, e qui non lavoro di me solo, sono tutto il mio team. Sta Susana Gomez, che ha fatto la collaborazione alla regia con me di questa bohème. In piedi. Da qui. Ha fatto un bravo lavoro, lo vedrei con le cantanti e con il coro. Qui in frente tengo al scenografo Alfonso Flores. Che è una relazione di coppia, perché le facciamo tutte insieme sempre. Sì. Luca Stelz con il costumi e Urso Nevam con le luci. Anche stanno. Non ci sono. Stanno lavorando. Bene, a me sempre che mi demandano di fare una opera, quello che provo di fare sempre è capire un po' il punto di vista del creatore, anche il punto di vista della epoca, per dopo portare, se posso, integramente il concetto al pubblico del presente. Ma con questa bohème si poteva capire tutto molto bene, l'idea di portarlo a contemporaneizzarla, di portarla oggi, però era molto importante l'universo visuale, cioè l'universo dove poteva succedere questa bohème. A me mi sembra che non abbia senso di portare tal come l'ha immaginato Henry Murger nel barrio latino a Parigi, perché questo sarebbe come una postale un pochino, no, in questo momento, e dopo, perché il centro della città in questo momento già sono, è un circo turistico di per tutti il centro, no, anche l'arte in la città, nel centro, un'arte borghese. E questa gente si deve pensare che non hanno soldi né per mettere il legno, la stufa, neanche per mangiare. Anche quello che hanno questa gente, perché sono giovani, è fame di vita. Sono gente giovani che pensano nell'immediato, che non vogliono sapere niente di... perché con il mio italiano... No, ma della responsabilità del futuro e voler vivere il momento. E questo mi sembra che è molto importante. E per questo con Alfons, quando abbiamo cominciato a lavorare, mi hanno detto: senti, ma oggi questa gente che non ha soldi, che cerca di affittare un appartamento, no? Con poco soldi, che appena si è per mangiare, questo tipo di artista non vivono, vivono nel centro, vivono nella periferia, nella banlieue, no? Sono posti che non sono molto belli, che la gente è povera, ma che sono posti autentici, sono posti autentici, e che sono sicuro io che sarà un caldo di coltivo o un crisol di culturale importantissimo nel futuro, no? Questa gente giovane che fanno dei graffiti, fanno anche un po' di tutto, di filosofo, di teatro, vivono in questo posto, perché non è una cultura che non, di gente che non ha soldi, no? E tutto questo planteamento un po' ha portato con Alfonso a pensare di fare, dopo loro anche poi parlare un pochino, se lui vuole, di fare una grande torre con aria condizionata, con le finestre, per vedere questa città e vedere questa città come una gabbia, che, no, dove tutti siamo fermati, e me che qualcuna volta
E questa città, questo, che sono tutti questi edifici, no? Di questo, come diceva Gaston, di questo quartiere massificato. No? Bueno, dopo tutto, bueno, torno un po' a questo concetto della gente giovane con questa energia, con questo, e che cosa significa un po' l'arrivata di Mimì. No? Per me Mimì significa un po'. La propria gioventù, la propria morte della gioventù delle quattro protagoniste, no? Del Rodolfo, Marcello, Colin e Sonar, no? E lei rappresenta un po' il passo di trovarsi con il passo della gioventù a essere adulti, no? E vedere la realtà, vedere il mondo differente, no? Mi sembra che a tutti noi una volta alla vita sia morto una Mimì anche nel proprio braccio, no? Vuole dire che abbiamo avuto una Mimì che non ha fatto vedere il mondo diverso, no? Ma per vedere questo si deve fare la Bohème 2, che staria molto bene, vedere che cosa ha successo con tutti questi giovani dopo, però questo no, sarà difficile, no? E per l'aspetto musicale, non so, questa è la mia seconda opera di Puccini. E la prima è stata fatta a Sydney e anche a Caracalla, è stata una Madame Butterfly. E a me mi piace molto, io sono una persona che vengo dal mondo del teatro e Puccini mi sembra un uomo molto teatrale. Non ha molti compositori che fanno questa mescolanza tra la musica e l'azione. Lui con la melodia della sua musica uno può capire quale è il sentimento, no? L'emozione che vive. E anche anni fa faceva viaggiare la gente, le portavano a Tokyo come a Butterfly, lo portava all'Oeste con la fanciulla, no? A Parigi con la Bohème e anche a Cina con Turandot, che questo mi sembra, no? Che nella sua epoca la gente poteva fare anche un viaggio, no? Una cosa che ho letto di lui che mi ha piaciuto moltissimo è molto semplice, perché penso che questo è un po' anche una cosa molto importante, la Bohème. È una cosa, e lui diceva, no, questa è un'opera delle piccole cose. Questo lui era così, no, questa è un'opera piccola cosa, molto diverso di questo melodramma passionale, di questa cosa eroica del romanticismo, no? No, un'opera della piccola cosa, e è così, il, non so come si dice, il gorretto di lei, la giacca di Colin, no? Che ha avuto tutta la vita e va a venderla, a spegnerla per un po' di soldi, sono queste cose, piccole cose che fanno che la gente tenga con la Bohème in tutte le epoche questa cosa che si può vedere da qualcuna maniera riflessa con il spettacolo, no? Perché parla della quotidianità, della cosa più semplice, e questo lo conosciamo tutto molto bene, no? E perché parla della gioventù, tutti abbiamo essere giovani, qualcuno anche ancora, no? Anche tutti qua siamo qui, abbiamo stato. E di questo parla, della gioventù, di questa energia, di questa gente che non ha paura di niente, che non pensa nel futuro, né nella responsabilità, e vive il dia a dia, no? E non so che cosa di più. Sono contento perché veramente anche fare nel futuro fare a Tokyo, fare una Turandot e un Manon Lescaut a Frankfurt. E sempre che mi domando di fare, anni fa quando lavoravo alla Fura che si rompiamo di coach e questa cosa, nunca avrei immaginato mi piacere tanto fare Puccini, però posso dire che sì, perché chi è Puccini? Ma lui alla opera è come los Beatles nel pop, veramente, sono pieno di hits, no? Sempre che uno l'ascolta uno si emoziona, no? E ringrazio a tutti di nuovo per dare questa opportunità. Introduco una cosa per te. Vorrei chiedere a Gianandrea Nocea di dirci qualcosa sui due cast, che sarebbe interessante, però approfitto per collegare i due discorsi in questa ricerca della contemporaneità e del realismo dell'allestimento di Alex Oyer. Vi prego di notare che una caratteristica
di queste periferie, di questi banlieue delle metropoli contemporanee e la multirazialità degli abitanti. Abbiamo il grande problema, la grande realtà critica della emigrazione, e Alex ha insistito moltissimo che voleva anche un cast multirazziale, e quindi vi prego di vedere come multietnico. No, sì, multietnico. E c'è, per esempio, c'è una cantante russa, c'è una cantante di colore del Sudafrica, c'è un cantante dell'Estremo Oriente. Quindi per sottolineare senza esagerazione questa conseguenza della emigrazione, la multietnia di questi quartieri contemporanei. E quindi sì, vorrei chiedere a... Scusa, che non l'ho detto, però veramente abbiamo avuto due cast fantastico, tutti sono di quello cast che puoi venire il giorno del primo cast o del secondo cast, perché non è un secondo cast, veramente sono gente molto giovani, con molta energia, abbiamo lavorato molto bene, e questo si vede, perché quando uno lavora bene con le cantanti, loro capitano bene quello, il senso della tua posta in scena, è fantastico. E è stato veramente così, ma se no non lo diria. Se no non lo direi. No, brevissimamente, una cosa che anche mi sono sempre chiesto, probabilmente ve lo chiedete anche voi, se non ve lo chiedete vi metto la pulce nell'orecchio. Cioè, è chiaro che nel 1896 si moriva di tubercolosi. Cioè, la tubercolosi era una malattia che dava poco. Adesso c'è un po' di ritorno per la questione dei vaccini, che si vaccina meno, insomma, quindi vabbè, comunque non è una malattia. Insomma, e quindi certo, dire che ho un po' di tosse, ne sono avvezza. Insomma, la tosse può anche arrivare non per la tubercolosi, per cui ci sono altre malattie che sono di più difficile guaribilità. E anche questo è stato tenuto in considerazione. L'altra cosa che volevo dire, un cameo, è che c'è Bohème 2, la vendetta. Certo che c'è, non è chiamata la Bohème, è il Tabarro di Puccini. Il Tabarro è ambientata nella stessa città, Parigi, è stata scritta nel 1918, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e alla fine i personaggi sono Michele, Giorgetta e Luigi. Michele divide con Marcello l'iniziale M. Giorgetta fa tanto con Musetta. E quindi è come vedere questi personaggi 20 anni dopo, completamente disillusi, che vivono su una barca, sulla Senna. Non è cambiato granché. Musetta tradisce Marcello, come nella Bohème, si innamora di Luigi, che è giovane, e quindi questa ricerca di gioventù, e almeno io la vedo così, anche perché Puccini cita se stesso, la canzone di Mimì, lo cita nella Mi guardano così, la canzone di Mimì, che sono i due amanti giovani sul molo della Senna, che ricordano questi due ormai che avevano quei sogni e li guardano, li vedono e dicono: ma anche noi eravamo così, guarda come siamo arrivati. Sono l'unico che la pensa così, però insomma volevo darvi questo. E sui due cast, vabbè, dire i nomi li dico perché sono veramente straordinari. Abbiamo Irina Lungu, abbiamo Giorgio Berrugi, abbiamo Massimo Cavalletti, abbiamo Gabriele Sagona, abbiamo Benjamin, io lo chiamo Benjamin, quindi il cognome non lo so, comunque per non fargli un torto lo leggo subito, io so sempre i nomi dei cantanti. Benjamin Cho. Infatti Benjamin Cho è quello dell'Estremo Oriente, a cui faceva riferimento lui. E poi abbiamo Matteo Peirone, che farà Benoit,
abbiamo Cullen, e devo guardare il cognome, Cullen Gandy, che è dell'Opera Foundation e che farà Parpignol. E poi invece non chiamerei secondo cast, che sembra Musetta, cast e Musetta è Kili Besong, che è questa ragazza del sudafricana. E poi nell'altro, nel cast alternativo, perché secondo cast, sai, cast A, cast B, però è sempre serie A, serie B, cast alternativo più bello. Abbiamo Erika Grimaldi, che conosciamo tutti benissimo, abbiamo Ivan, io lo chiamo sempre Ivan, quindi ecco, Ivan Ayon Rivas, è un peruviano e già quando ci lavori insieme ti dà gioia e ti dà anche grande arrabbiatura, perché quando gli ho chiesto quanti anni hai e mi ha detto 23, questo è motivo di grande apprezzamento e nello stesso tempo anche di grande disillusione, un talento pazzesco, e un peruviano 23enne con una voce proprio latina, è interessante. Poi abbiamo come Musetta Francesca Sassu, abbiamo Simone Del Savio Marcello, abbiamo Andrea Borghini come Shonar, Gabriele Sagona che fa Colin, fa tutti e due i cast, e quindi sono due cast. Allora, cosa è importante nella Bohème? L'importante è che siano giovani, credibili, possibilmente che le due musette siano anche piuttosto bellocce e frivolette, e che Mimì invece non sia una santarella, perché poi di fatto nessuno mi toglie dalla mente che Mimì abita al piano di sopra o al piano di sotto di Rodolfo e lo ha puntato e prende l'occasione del fatto che va via il blackout per andare a bussargli alla porta, aveva solo bisogno del pretesto, perché altrimenti. E poi una cosa bella che Mimì rispetto a Musetta non chiede mai, cioè scusa, sì, non chiede mai, Musetta invece chiede e chiede sempre con scusi e ringrazia anche, grazie, dice 7 volte grazie nella Bohème e dice scusi 4-5 volte, è tanto in un'opera, pensate che l'opera dura 1 ora e 40, cioè dire 4 scusi nella nostra vita, io non dico 4 scusi in 1 ora e 40, va bene che l'opera avviene dalla vigilia di Natale alla primavera, però insomma diciamo. E anche dire grazie, no, forse grazie lo dico un po' di più, ma 7 volte in 1 ora e 40, già nel primo incontro con Rodolfo dice 3 grazie in 30 secondi. Ed è bello perché mostra comunque l'atteggiamento di una donna, di una ragazza che vuole vivere ma è rispettosa. Musetta ottiene, Musetta va e ottiene, fa, questa è la differenza, ma tutte e due sono splendide e i quattro ragazzi sono meravigliosi, perché anche in scena ci crederete che non hanno 22-23 anni, ma ne hanno 35 e sembra che ne abbiano 18. Perché? Perché la musica fa anche questo, e questo spezza una lancia nei confronti della cultura e dell'arte. La musica tiene veramente giovani, e non solo chi la fa, ma anche chi l'ascolta. E così abbiamo fatto anche uno slogan. Grazie. Grazie, prima di chiedersi se ci sono delle domande, ricordo due cose: questa Bohème verrà vista a Torino, poi anche in altri posti, però è una delle opere che fanno parte della Viopera Platform. Viopera Platform è questa stagione virtuale che riunisce 15 teatri europei. E il Teatro Regio è l'unico teatro italiano presente in questa stagione virtuale, quindi come già Aida lo scorso anno, quest'anno Bohème farà parte di questo cartellone europeo. Pensate che Aida lo scorso anno ha avuto più di 80.000 visioni, cioè che sono numeri, come dire, veramente impressionanti, quindi poco in Italia, in tutta Europa e anche in America e anche in Sud America, quindi 80.000 persone, uscirà il DVD e poi uscirà anche un DVD, però noi, infatti credo che a Reggio gli è stato chiesto di essere ancora parte di questa piattaforma per i prossimi 3 anni e io credo che sia giusto esserci ancora, e questa è una cosa. L'ultima cosa prima di passare alle domande, e questo è doveroso: iniziamo una nuova stagione, impegnativa anche questa, come sono tutte impegnative le stagioni di questo teatro, e impegnative ma realizzate alla fine con una qualità, io dico, unica nei teatri italiani, almeno in quelli italiani, mi fermo qui, ma potrei anche allargare un po' l'orizzonte geografico, e quindi certamente il mio ringraziamento al direttore artistico, al direttore musicale e a tutti i cantanti, i registi che
abbiamo l'onore di ospitare è doveroso, ma doveroso ancora di più è ringraziare tutti coloro che realizzano anche i nostri sogni, i nostri progetti, che sono la nostra orchestra, il nostro coro, i maestri collaboratori, i tecnici, tutto l'apparato organizzativo e amministrativo, perché senza di loro no. Noi rischieremo di fare delle belle conferenze stampa e poi succederebbe poco quando si apre il sipario. Quindi veramente grazie a tutti i meravigliosi lavoratori di questo grande teatro.